Gianni Colacione, undicesimo congresso di Radicali Italiani qui all'Hotel Ergife a Roma. Nella nostra attività di ascolto anche della militanza stiamo in compagnia di Vincenzo Rinaldi. Vincenzo Rinaldi è un iscritto che si è prenotato per parlare sul palco e un suo intervento, sta pensando un pochino cosa dire, ha delle idee, ecco, più o meno mi sembra che una delle tematiche che voleva affrontare era quella un pochino della questione un po' organizzativa, economica, un po' le prospettive di Radicali Italiani per quanto riguarda il prossimo appuntamento elettorale. Ecco Vincenzo, quali sono le tue idee su questo? Senti, io sono seguace del Partito Radicale da 40 anni. Quindi le mie iscrizioni saranno sicuramente più di 30 anni di iscrizioni al partito. Quindi io conosco abbastanza bene il meccanismo che si va a formare per quanto riguarda, diciamo, il Partito Radicale, per quanto riguarda noi, chi siamo noi, che cosa vogliamo. Quello che vogliamo è molto semplice, perché sono le famose riforme che noi abbiamo presentato attraverso questi anni sui tavoli dei referendum. Quindi è un partito già attrezzato, pronto, è un partito che potrebbe dare moltissimo al Paese, che poteva già dare moltissimo al Paese, non solo su quelle poche riforme che sono state fatte e strappate coi denti, ma su un po' tutto la vita politica del Paese. Avrebbe portato questo Paese, io dico che avrebbe portato questo paese all'apice della cultura e della politica mondiale, perché anche a livello transnazionale siamo riconosciuti, forse più che a livello nazionale. Perché? Perché questo popolo, che non ha avuto la possibilità di diventare veramente un popolo democratico, e questo l'ha sempre dimostrato nelle elezioni, perché il Partito Radicale con tutta la sua forza poteva dare nella comunicazione la possibilità di far capire agli italiani che questo egoismo che viene continuamente portato avanti dagli altri partiti, specialmente durante le votazioni, questa superficialità, questo dire che la politica è sporca e quindi voi non vi interessate della politica, ci pensiamo noi, come hanno fatto quasi tutti i leader, tutti quelli che sono venuti dopo. Invece noi abbiamo sempre cercato di avere un colloquio con tutti, con tutte le forze, anche quelle religiose. Avere un colloquio, capire, vincere ma convincere, cioè tornare nella realtà, nella verità, fare le cose con coscienza, che sarebbe il Dio di tutti, la coscienza. Però se non viene toccata questa coscienza rimane solo la furbizia, non si dà più cosa all'intelligenza, non c'è più la meritocrazia, non c'è più niente. E quindi il paese va a rotoli, perché c'è l'incompetenza che comanda, come dice Pannella tante volte, sono questi impotenti che vogliono fare i potenti. E quindi ci troviamo in questa situazione. Oggi al congresso io sicuramente ribadirò un problema, cioè per risolvere un problema, secondo il mio punto di vista naturalmente, perché ho sentito da tutte le parti che i soldi non ci sono, non c'è possibilità economica, non c'è effettivamente, ci troviamo di fronte a delle corazzate che ci possono schiacciare in tutti i momenti, quindi non ci daranno la possibilità di esprimerci. Però io dicevo, noi, dalla mia esperienza, abbiamo un'arma molto forte. Questa arma forse è entrata in disuso da quando non facciamo più i referendum. E sarebbe l'arma di contattare personalmente i cittadini con dei volantini. I volantini non sono così cari da. Siccome tutti gli altri partiti già sono entrati in campagna elettorale da mesi e stanno trafficando per formare un tipo di elezione
nella quale forse i radicali non potranno entrare, perché all'ultimo momento ci daranno quali salti mortali dobbiamo fare per poter partecipare a questa. Però io voglio anche ribadire un'altra cosa. In questo momento, dopo tanti anni di esperienza, io so che in Italia, dal nord al sud, nei cittadini c'è una grande delusione. E la delusione è un sentimento che è molto pericoloso, perché la gente non sa più dove battere la testa. Noi siamo l'unica candela accesa che potrebbe accendere tutte le altre candele, però ci dobbiamo portare nei mercati, ci dobbiamo presentare di persona, specialmente le persone che vorrebbero fare parte del partito radicale che si presenta alle elezioni, cioè i candidati. Io ho un'esperienza anche nelle ultime tornate elettorali, ho un'esperienza per esempio per il Comune di Roma. No, certo non è stato ottenuto successo, però io da solo ho distribuito 20.000 volantini, l'ho pagato io, l'ho fatti stampare io. Con la mia idea ho scritto qualcosa sopra questi volantini, però io preferirei che il partito ne tirasse fuori uno molto forte. Un volantino che dicesse: guardate che noi sappiamo com'è la situazione, noi siamo venuti, vi abbiamo fatto tutte quelle, vi abbiamo presentato centinaia di riforme possibili per portare questo paese fuori da. Oggi vi trovate in questa situazione solamente perché forse non avevate capito che la cosa importante quando ci presentavamo di mettere quella crocetta quando andate a votare sul Partito Radicale. Eccoci qua, ci presentiamo, vi diamo una speranza per il futuro. Cercate di non girare delusi, sapete chi siamo, sapete che siamo onesti, cioè ci vuole un volantino abbastanza forte. E voglio dire di più, quei 5.000 volantini che io ho dato da solo a Latina, ad Abriglia, cioè hanno dato dei voti. Però certo, quando noi avevamo Emma Bonino che rappresentava la sinistra, che rappresentava il Partito Democratico, e il Partito Democratico ci ha tagliato le gambe in questi posti, ha cominciato a dire fate marcia indietro, non è venuto uno, non si è presentato nessuno a Latino. Forse perché hanno capito quando Emma Bonino ha detto che lei proteggerà, non proteggerà i lavoratori ma proteggerà il lavoro. Forse hanno capito che forse non, se fosse stata eletta non ci sarebbe stata trippa per gatti. E allora lì loro hanno detto riempiamo se le poltrone, però non prendiamoci Emma Bonino. E adesso che cosa hanno ottenuto? Questo. Questo. E grazie ai radicali è successo quello che è successo. E non è vero se qualcuno vi dice ma voi siete pochi, non contate, diteglielo. Che questa rivoluzione che sta succedendo dappertutto per quei due radicali che erano alla regione, quei due consiglieri. Parliamo di Rocco Berardo e Rosso Di Vita, adesso mi sfugge il nome, ma Rosso Di Vita sì. Sì. Naturalmente se noi ringraziando Dio ci solleviamo anche noi da questa tristezza, perché noi non dovremmo essere veramente tristi, anche se ci mancano i soldi. Io ho sempre dato valore alle persone e non ai soldi, non alla. In qualche maniera potremmo riuscire, perché distribuire un volantino adesso, prima che scatti, dire che ci saremo e chiedere ai cittadini di aiutarci nel momento che noi ci presenteremo a raccogliere queste firme, già darebbe la possibilità di risparmiare un bel po' di soldi e di avanzare, ma se noi lo facciamo all'ultimo momento sicuramente non riusciremo a fare niente. Io oltre questo, certo, molte proposte mie, personali, che riguardano il lavoro, perché per me il lavoro è la cosa più importante. Io non ho niente contro l'articolo 18, però andrebbe eliminato, perché quando noi mettiamo l'articolo 18 in mano alla magistratura e sappiamo che la giustizia è fallimentare da tutti i punti di vista, che delle cause, ma come fa un'azienda a venire a aspettare queste risposte?
queste risposte, che poi in fin dei conti uno Stato che si rispetta dovrebbe dare un minimo di impiego, di lavoro a tutti i cittadini, un lavoro di emergenza. Questa è la mia idea, ma non è un'idea che sorge in Italia. Io ho girato il mondo per 25 anni, lo conosco in Germania, che tu il lavoro ce l'hai se lo vuoi, hai un lavoro di emergenza, non c'è una cassa integrazione. Questi sindacalisti che nel 1970 hanno voluto fare lo statuto dei lavoratori e hanno voluto mettere questa clausola per che cosa? Per favorire i raccomandati, non lo so, le persone. Cioè, a che serve l'articolo 18 in questo? E loro dovevano chiedere il pieno impiego perché c'era la potenzialità, nel 1970 c'era una grande potenzialità. Tutti uscivano, tutti andavano al ristorante, gli stipendi erano aumentati tantissimi. Io me lo ricordo quel periodo. Sindacalisti non si rifilava nessuno fino al 1970. Venivano a chiedere di fare la tessera, contattavano la gente una per una. Invece di fare questo articolo 18 che è stata la rovina del lavoro italiano, avrebbero dovuto il pieno impiego, la sicurezza sul lavoro, una pensione di vecchiaia uguale per tutti, un posto per dormire, nessuno per strada, un posto per diciamo, un minimo, cioè lo Stato si deve interessare dei minimi. Poi con una grande mobilità avremo ottenuto, diciamo così, le forze migliori per portare avanti il Paese. Quindi un Paese che dà la meritocrazia in tutti i campi, e specialmente nel campo, il campo più delicato, che è il campo dello Stato, degli impiegati statali, dei dirigenti statali, ma va controllato, ma possibile che no? Cioè, questi parlano del debito pubblico e non ci dicono mai la verità, ecco perché il Partito Radicale spannella satiagra, aderire alla verità a tutti i costi. Cosa significa? Significa proprio questo. Vincenzo, tu quando è che interverrai? Ma io sono al numero 82, penso che staranno al numero 30 adesso. Quindi, quindi sul tardi o al limite domani? Forse domani. Va bene Vincenzo, noi ti ringraziamo di questo tuo contributo e ti facciamo auguri per questo intervento e buon congresso. Appuntamento su libri.tv per queste e le altre interviste. Vabbè, io vi ringrazio perché fate veramente una buona comunicazione. Grazie Vincenzo. Ciao.